Benvenuti a questa nuova puntata di MMA Talks Podcast Mentre le MMA, e nello specifico la UFC, preparano anche loro la loro fase 2 Con eventi che effettivamente riusciranno a svolgersi nello stato della Florida Ne avevamo parlato in qualche puntata passata come una possibile ipotesi Forse un po' per il green, invece evidentemente in qualche modo Queste ipotesi degli eventi nello stato della Florida diventeranno realtà quindi dal 9 maggio avremo la possibilità di assistere a UFC 249 e nel giro anche di pochi giorni successivi ad altri eventi, sempre da parte dell'Alte Patrick in Championship. Noi proseguiamo nel frattempo con un'altra puntata del ciclo di monografie che abbiamo aperto in questo periodo di quarantena e che in questa puntata ci portano a parlare di un altro esponente di spicco nei tempi recenti nella, nella categoria heavyweight parliamo del pompiere stipe miocic ovviamente come sempre analizzato in cinque match significativi della sua carriera ricca di successi appunto nelle mix martial arts a commentare appunto la carriera del nativo di cleveland formazione completi, completa come solito da questa parte del microfono Stefano Summa e dall'altra Giovanni buongiorno ciao Giovanni ciao Stefano ciao a tutti e Gianluca Failutti. Ciao Gianluca. Ciao te, ciao ragazzi. Perfetto, allora direi di entrare nel vivo, iniziando la nostra analisi dal dicembre del 2014 e cosa un po' particolare, nello specifico da una sconfitta, il che può sembrare strano, ma in realtà, questo primo match, che, questo primo incontro che andiamo ad analizzare, si può dire che sia stata un po' una. Una sconfitta, eh, voglio dire, non meritata, però una sconfitta sicuramente con molti attenuanti per Miocic. Eh, parliamo della caduta eh, avvenuta appunto nel dicembre 2014 eh, a Phoenix, Arizona contro Junior Dos Santos, il primo match. Nel tra i due ci sarà poi eh, un rematch eh, più avanti. Eh, nello specifico, nel maggio del 2017, nel quale appunto Mioci vinse. Ma nel 2014 fu il brasiliano a spuntarla con una decisione unanime che premiò un eh, fighter che ottenne la vittoria, ma rischiò effettivamente di vedersi. Ha eh, segnato un verdetto diverso, insomma eh, ci, ci furono diverse polemiche, comunque diverse discussioni sul fatto che eh, Miocci, pur nella sconfitta, eh, avesse mostrato molto, avesse dimostrato forse so, per la prima volta, comunque in maniera più netta e chiara possibile, che se questo poteva essere stato un inciampo, però si trattava di un inciampo che eh, lo ha esaltato che lo ha sicuramente messo sulla mappa eh, degli del, alti livelli insomma di competizione nella heavyweight eh, division chiaramente in questo match eh, un po' come capita sempre no? in queste analisi, in queste monografie abbiamo Miocic con un grande potenziale con eh, caratteristiche eh, di assoluta elite che lo porteranno un pochino più avanti nel tempo a raccogliere tanti successi tra cui appunto la vittoria del titolo di categoria e anche alcuni difetti in particolare insomma delle, nelle fasi di scambi contro un Dos Santos magari non al picco della carriera però non ancora avviato verso la discesa delle proprie abilità come nei tempi recenti sicuramente si è fatto valere a livello offensivo con diversi colpi che hanno maltrattato il volto di Dos Santos ma dall'altro ha anche incassato tantissimo e anche il proprio volto insomma <ride> alla fine del Dell'incontro ha lasciato diversi segni con ferite e eh, un volto tumefatto, insomma, per eh, i due pugni del ex campione Dos Santos. Gianluca, come detto, il ricordo, diciamo, nella narrativa della carriera di Miocic e in generale, insomma, nella, nella narrativa della heavyweight division eh, di questo incontro, è che eh, Junior Dos Santos prese la vittoria. Ma Miocic aveva diverse argomentazioni a proprio favore, sicuramente per non sentirsi del tutto sconfitto, per come comunque si è comportato molto bene con quello che era un capisaldo di questa categoria di peso in questo periodo di tempo. E poteva avere anche delle solide argomentazioni, eventualmente per vedersi assegnare lui la, la vittoria. R diciamo ricordandoti un po' all'epoca, le impressioni di questo incontro e rivedendo questo incontro. È una narrativa corretta? Cioè, possiamo dire che in questo incontro, più che magari in altri precedenti nella carriera di UFC, si è avuta la percezione che Miocic non fosse uno dei tanti heavyweight che entrava in UFC, magari metteva a capo due persone e poi scompariva. Ritieni che qui effettivamente si sia avuta l'impressione che Miocic potesse essere un futuro campione di questa categoria di peso? Eh beh sì, diciamo che dopo questa prestazione si è avuto l'impressione che Miocic fosse una cosa veramente molto seria, anche perché rispetto ad altri campioni che poi si sono affermati in maniera così preponderante come ha fatto Miocic, lui diciamo ha avuto un, un esordio e comunque ha fatto i primi passi in UFC. Dove non, non ha brillato come altri campioni, dove difficilmente si poteva pensare che sarebbe diventato un, 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 il campione che è poi è diventato. Forse la svolta sia un po' da, da, dalla sconfitta con, con Steven Struve. Qui contro Junior Dos Santos trova un fighter di altissimo livello. Lo deve affrontare su cinque riprese e secondo me si capisce subito già il fatto che è molto lucido, molto determinato. Applica una sorta di gameplay simile un po' a quello che aveva fatto Keynes Velasquez, cioè tanta pressione, lavoro a parete, aggressività costante. Ecco, forse ancora concede qualche piccola pausa che ad esempio nel terzo round, quando va un po' in eccessiva confidenza e si fa sorprendere finendo quasi knockdown no? con, con Gino Dos Santos che era a parete. Quindi è un fighter che ha acquisito sicuramente grande consapevolezza, che ha fatto vedere delle migliorie importantissime, ad esempio in questo match il lavoro a parete è abbastanza evidente. Ma lo stesso resting e proprio lo stesso ritmo sono, sono più alti. Se mi devo esprimere sulla legittimità, diciamo, del verdetto, dico che anche rivedendolo ci poteva stare la vittoria di Dos Santos. Forse quel, quel colpo che Miocic prende nel terzo cambia un po' l'inerzia del match. E secondo me. Ma le, prime, le ultime tre riprese potrebbero anche essere andate ad Dos Santos. Detto questo, sono quelle sconfitte che paradossalmente elevano un fighter. Da lì in poi Miocic saprà che potrà giocarsela contro chiunque, contro l'élite e uscirne, e uscirne bene. Anche il suo stesso pugilato messo a confronto con quello di altissimo livello tecnico di Junior Dos Santos in questo caso non ha sfigurato anzi e quindi diciamo è un fighter che anche nella sconfitta ne esce a testa alta e ha fatto vedere quella che poi fosse la sua più grande qualità che è la capacità di evolversi sì sì mi trovo d'accordo Gianluca lui era si presentava da Golden Globe no? Dos Santos però era considerato ancora in quel periodo sebbene eh, non fosse più all'apice, all però forse po potremmo considerarlo nei suoi ultimi momenti di prime, diciamo così, aveva appena subito la seconda sconfitta contro, contro Kane Velasquez, che lo aveva proprio eh, rispedito negli abissi fondamentalmente, perché la sua scalata, la scalata di Junior Dos Santos è stata una dei, delle più entusiasmanti alla Corona dei Pesi Massimi, però il trattamento Velasquez... Eh, ha proprio trasformato il fighter, secondo me. La sua tenuta dei colpi è diventata diversa. Anche il suo modo di combattere non, non ha avuto un'evoluzione da dopo quel match. Lui, eh, ricordiamoci, che spalle a parete nell'evitare i colpi ha sempre offerto la mandibola, ah, abbassava le braccia, invitando l'avversario a colpire, mentre una volta, prima dei, delle, delle sconfitte con, Dos con Velasquez, riusciva ad assorbire una quantità di colpi impressionante. Da quella volta in poi vediamo un fighter sicuramente diverso. Ecco, mentre Dos Santos forse comincia la sua discesa. Miocice inizia così la sua scalata. Ricordo venisse da, da un match incredibile contro Fabio Maldonado che aveva accettato di incontrarlo eh, in short notice ed era stato fondamentalmente massacrato contro Dos Santos. Eh, vediamo un fighter, secondo me, che non ha. Un footwork eccezionale come poi invece avrebbe imparato a, ad utilizzare all'interno dell'ottagono perché è molto verticale, è molto aggressivo, però non, non considera invece i colpi di rientro di Dos Santos che possono essere veramente fastidiosi, possono essere deleteri per lui. Cosa che invece nella, nella sua evoluzione imparerà a, ad aggiustare. La vittoria di Dos Santos ci sta in quel match, si comporta bene, secondo me... È, questi Pemioggi c'è ancora deve acquisire la sicurezza nel controllo delle distanze, che invece avrà poi quattro match successivi quando incontrerà Dos Santos per la seconda volta. Avrà già una concezione delle distanze all'interno dell'ottagono davvero, davvero superiore. Qui questa è una guerra, è una guerra sportiva quella che fanno con, con Dos Santos. Sono dei match più belli degli ultimi anni nella, nella divisione dei massimi. Fondamentalmente, match del genere non vedono un vero sconfitto e un vero vincitore. Ricordo che la faccia di Junior Dos Santos durante le interviste, non scherzo, mi ricordo Angelo Gbonna, eh, praticamente era totalmente gonfio in faccia, eh, aveva subito dei danni che prima davvero soltanto con, con Velasquez, che è stata la, la sua più grande debacle in, in carriera. No? Da qui, eh, stipe miocic che si sente derubato, ricordo, alla fine del, del match, cioè proprio lo dice, dice che il verdetto non... Non gli appartiene, non, non è d'accordo col verdetto Mette insieme Probabilmente riesce ad esprimere Quello che poi sarà il, il suo periodo migliore In carriera, no? nella maturazione le sei, le sei vittorie consecutive Che nel processo Lo renderanno anche il massimo Con più difese nella storia UFC. Qui secondo me è un po' acerbo quando va a affrontare Junior Dos Santos. In ogni caso, come, tante altre, come tanti altri atleti protagonisti delle nostre monografie, è uno di quelli che si evolve in maniera costante dopo, dopo ogni match. E, e quindi sono d'accordo con voi nel dire che questa probabilmente è probabilmente la famosa sconfitta del win or learn, o vince o impari. In questo caso, lui sicuramente ha imparato. Sono d'accordo, guarda, volevo aggiungere soltanto una cosa, forse che è vero che eh, Miocic fra i tanti campioni, non è stato uno di quelli che nell'immediato ha brillato in maniera subito così, così palese. No? Però diciamo che alcune cose erano già evidenti: cioè il fatto che fosse un peso massimo moderno, quindi più leggero. E con più mobile. footwork e poi esattamente. E poi, comunque sia, sì, il fatto che avesse avuto una, una buona carriera amatoriale nel pugilato, un, appunto dicevi tu, Golden Glove e anche nella lotta. No? Campione CIA, eh, ah, con un fighter comunque molto completo già sì, come impostazione. Sì. E avere un peso massimo, con quella fisicità, con l'atletismo, cioè leggero, asciutto, eh, con resistenza cardio, e un, un background con questa completezza. Allora forse con un po' di lungimiranza si poteva, far, uh, si poteva credere che queste qualità potrebbero diventare, potevano diventare poi determinanti in futuro. Sono state più che altro, forse è stata più che altro la, la debacle con, uh, con Steven Struve a essere un po' fuorviante secondo me a un certo punto sullo sviluppo e il futuro di, di Miocic. Eh, in quel periodo Struve. però era una delle promesse più importanti della, della divisione dei massimi, non solo in UFC, intendo proprio in circolazione. Mi ricordo che era considerato uno dei giovani più promettenti e lui invece veniva visto con gli occhi del, di quello che poteva diventare campione. Eh, lui, lui al suo esordio in UFC perde con, proprio contro Junior Dos Santos. Una, una roba molto interessante questa, però poi mette insieme tre vittorie che nella divisione dei massimi in genere non, non si vedeva e poi fondamentalmente perdeva i match che lo dovevano presentare allo scontro titolato, cioè inanellava delle vittorie e poi, metteva, e poi subiva delle sconfitte inevitabilmente. Poi ricordo quel problema che ebbe al cuore, lo, ne stroncò definitivamente le ambizioni, però lui è un classe 1988, ricordiamo, a 32 anni, oggi è, cioè... Io me lo ricordo sin dalla generazione diciamo 1,5 dell'MMA ed era molto, molto promettente. Quindi, secondo me, quella ah, beh, sconfitta è un po' Poi, in realtà, aveva grossi limiti difensivi, soprattutto quando veniva aggredito. E infatti, il mio successivo. Ne avrebbe fatto tesoro di quello, questi, questi certo, certo. certo. certo, certo. E... No, uno de uno delle, dei più scarsi nell'utilizzare il vantaggio Del jeb, della stazza, nell'allungo se... praticamente. Se tu sarebbe tagliato un braccio, guarda, se lo sarebbe <ride> accorciato il braccio, puoi di non mettere un jab. Sì, sì, davvero, ma poi io ricordo anche dopo quella, quel famoso problema che ebbe, quel famigerato problema che ebbe al cuore, comunque si presentava un altro fighter, cardio diverso, molto meno mobile, meno aggressivo, anche meno, prima era molto spettacolare con le ginocchiate, cosa oh, certo. che poi non ha più ritrovato, anche in termini di, di, di mentalità. Però al di là del valore di Struve, ecco, è interessante capire anche un po' il perché a un certo punto un fighter come Miocic, che poi diventa un campione affermato, perda un match di quel tipo. Secondo me, ad esempio, in quel momento non era abbastanza aggressivo, doveva migliorare tantissime cose, ma quella sì, cosa Il sì, quel sì. match la pagò carissima, la mancanza sì, di sì, aggressività anche... contro Fighter che l'avrebbe pagata. Eh, anche perché Struve era aggressivo in quel match e teneva le distanze in maniera abbastanza buona. Infatti mi ricordo che fu un diretto, se non erro, con uh, Miogici spalle a parete, che lo mandò giù, non ho rivisto questo match. Quindi non, non sono assolutamente sicuro, ma ricordo che Struve in quel match ebbe un'ottima gestione. E io l'ho rivisto il secondo round non è poi una qualcosa di tanto estemporaneo sono proprio una serie di colpi che Miocic sì. assorbe finché non, non comincia veramente ad accusarli si sì, eh, sì, correggi se sbaglio Struv in, montanti, in quel match, lui no? è, subisce soprattutto i montanti di sì. Struve è in controllo in quel match nel secondo round però è, è Struve che domina alla fine sì, sì, cioè, Struv, dico, parlavo di Struve no, esatto. Cioè, è, è stato particolare anche perché non è stata neanche una sconfitta estemporanea no, in quel momento da un fighter comunque che ha fatto una carriera eh, mediocre rispetto a quella di Miocic eh, in quel momento Miocic non riesce a far fronte cioè, è interessante capire come è passato da perdere un match con Struve a vincerne con, eh, con i più forti del con del, Cormier del... per esempio, con Gannu no, quello è interessante Sicuramente qualche indicazione su questa grande evoluzione avuta da Steve Miocic ce la possono dare, diciamo. A titolo di citazione, i successi eh, avvenuti appena dopo la sconfitta contro Junior Dos Santos nel primo incontro in cui Miocic riuscì a eh, battere per TKO sia Marcant che eh, Andrea Arloski, e ancora di più, maggiori indicazioni ce la possono dare il secondo match della nostra monografia su Miocic, eh, la vittoria del titolo eh, heavyweight avvenuta eh, ne nel maggio del 2016 a UFC eh, 198, ai danni dell'allora campione di categoria. A Fabrizio Verdum, Miocic ebbe la, eh, il talento e, e il coraggio, volendo anche, di eh, battere eh, il brasiliano in Brasile, nello specifico a eh, Curitiba, con un KO dopo 2 minuti e 47 secondi nel primo round. Stavate parlando in maniera anche molto approfondita, interessante dell'evoluzione de, 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 del fighter Miocic che è arrivato in UFC ed era una cosa completamente, quasi completamente, differente al netto dei talenti naturali che faceva già presagire rispetto a quello che poi è diventato. Qui abbiamo una prova netta dei de grandi progressi immediati, insomma, nel giro di un periodo di tempo anche abbastanza breve eh, da parte del, dell'originario di Cleveland. Eh, vediamo qui un Miocic con una eh, maggiore varietà. E efficacia del proprio striking in piedi, non che partisse da basi pessime, appunto come ha detto Giovanni. Eh, insomma, campione Golden Gloves, quindi sicuramente con una solida formazione boxistica. Qui però si vede, comunque, anche una maggiore, un migliore footwork, altro aspetto che abbiamo sottolineato. Eh, direi anche che. Eh, non è che sia stato decisivo nella conclusione diciamo, di questa contesa, un colpo in counter, un destro appunto su una eh, incursione un po' forse anche un po' improvvida di Verdum, eh, puntalmente punita da Miocic, decisiva appunto per la vittoria. Un altro aspetto in più di questa performance rispetto anche solo a quella contro Junior Dos Santos è che qui Miocic aggiunge l'aspetto dei calci come arma per, eh, non necessariamente per far male di per sé ma per rilasciare l'avversario esatto, rompere il ritmo dell'avversario esatto, dell e crearsi delle aperture eh, distrarre volendo anche l'avversario per crearsi delle aperture eh, per il proprio striking di mani per così dire, per il proprio pugilato che chiaramente nel caso di Miocic i risultati parlano chiaro, è sicuramente eh, l'arma eh, principale a sua disposizione. Giovanni qui abbiamo, eh, se quella eh, di Junior dos Santos poteva essere eh, come dire eh, come, per fare un paragone calcistico, eh, diciamo la partita in cui si scopre un talento. Eh, non so, il, il gol alla Cassano all'Inter, per così dire, di Miocic. Eh, questa invece è stata la eh, partita della, o il match per così dire, della consacrazione comunque di un Miocic, eh, anche da un punto di vista mentale, perché eh, andare. A combattere in un'arena, in uno stadio, eh, pieno di brasiliani non è facile contro un fighter brasiliano per il titolo che non hai, che, che, insomma, per, per il quale Miocic non aveva combattuto prima in precedenza nella sua carriera, per molti fighter poteva essere anche solo questo aspetto mentale poteva essere un ostacolo piuttosto complicato, invece, Miocic eh, nel giro di appena tre minuti, neanche, porta a casa la massima posta, anche questo, diciamo. Eh, contribuisce insomma a definire questo incontro Sicuramente un Forse un incontro della consacrazione appunto Del fighter di Cleveland Sì la sua finale di Champions League vinta In uno, in uno stadio Straniero davanti a pubblico straniero Praticamente Joey Cocodiaz da Joe Rogan avrebbe detto Immigrant mentality sicuramente Avrebbe richiamato il concetto anche perché Lo ha sviluppato proprio su di lui in Questo match secondo me gioca molto Anche il fattore Verdum nel senso che secondo me Io lo adoravo Cioè ero un, un, un fan assolutamente di Verdum Un match che lui ha buttato totalmente Aggredendo uno dei fighter Che si erano dimostrati migliori in Counter Striking Negli ultimi due match Praticamente eh, Già dal match contro Marcant Avrebbe dovuto rendersi conto Verdum contro Che, che specie di meraviglia che, che, che si stesse combattendo No? ci cercava proprio quello, cercava l'aggressività dell'avversario per mettere a segno il suo pugilato stratosferico ormai, che aveva ormai raggiunto dei livelli incredibili e Verdum ci è cascato in pieno, lui poi avrebbe dichiarato che voleva appunto chiudere immediatamente il match per far felice il pubblico brasiliano e non ho mai visto una strategia Pessima come questa in uh, tanti anni, devo dire. Fabricio Verdum, che ha uno striking uh, totale, direi buono, un buono striking che ha sviluppato negli anni, ma che ha un pugilato pressoché sufficiente. Ed ha provato a, ad attaccare braccia avanti praticamente un, un fighter che ha fatto del pugilato la sua base per anni ed è stato punito, è stato giustamente punito, anche perché prende il primo colpo e non si rassegna per Doom, Continua ad attaccare, ad aggredire a testa bassa. E allora, avendo subito le uniche sconfitte vere in carriera sul piano dello striking, dovresti renderti conto anche in virtù del fatto che tu sia diventato un campione, della pericolosità a cui vai incontro. E quindi qui è un po' un, uh, un certo costituirsi da, da parte di Verdum approfittare alla, alla, nella maniera migliore della situazione da parte di Miocic cioè che proprio in questo match dimostra che il vero campione è lui. Sì, sì, mi ricordo anch'io perfettamente questo match anche guardandolo insomma, la sensazione è stata esattamente quella. Eh, Fabrizio Verdum, nonostante la sua straordinaria esperienza il valore assoluto che, e poi tra l'altro il momento di forma che, che sì. attraversava in quel momento. Secondo me forse queste cose paradossalmente lo hanno portato a un'esaltazione tale da far sì che eh, venisse meno un po' la lucidità, venisse meno un po' anche il buonsenso direi, cioè perché è un gameplay totalmente scriteriato andare a inseguire Miocic che dal canto suo però dimostra nella sua completezza che eh, c'è anche il counter striking. Nel match prima, ad esempio, eh, Hunt sarebbe stato uno striker pericoloso contro di lui, perché Hunt devi cercare per forza di, non, di non, quasi non essere mai colpito, perché ogni colpo può essere fatale. Sì. E lui ottimizza al massimo, punta sul wrestling, fa cinque riprese a tenerlo a terra, mettendo un'infinità di colpi. Match noioso, va bene, match ripetitivo, ma lui vede un tuo... Insomma, Limite lo, lo esalta. Qui in realtà i limiti di Viverdum vengono quasi offerti. Ecco esatto. un piatto d'argento, a, a Miocici. Cioè. Forse questo eccesso di confidenza viene pagato a caro prezzo, perché dall'altra parte c'è comunque un fighter che il Counter Striking, lo sa usare, lo sa usare molto bene. Sì, sì, immagino che per te sarà stato molto doloroso rivedere quel match perché mi ricordo che fu. <ride> Ma fondamentalmente, <ride> nemmeno, nemmeno tantissimo, perché io sono sempre stato dell'opinione, nonostante magari possa tifare o essere simpatizzante più o meno di qualcuno, che comunque in questo sport. Chi sbaglia paga e paga immediatamente. E quel game plan fu scriteriato, cioè non esiste. È un game plan da amatore, quello, non è un game plan da campione del mondo. Quindi è giusto che lui abbia pagato, secondo me. No, 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 ma certo, no, no. Beh, questo, questo è indubbio, eh, è estremamente Miocic. Eh, cioè, lui è andato ad offrire la mandibola ad uno dei, dei pugili migliori nell'MMA in quel momento e quindi è normale che. Cioè, non, non, tenti no, no, beh, down, sono... non tenti di legare, non tenti di mettere a segno delle sorti, sono pienamente d'accordo, non tenti nemmeno di scambiare da fermo, mi segui, cioè tu aggredisci camminando. Quindi quando tu aggredisci camminando un counter striker, cioè, l'unico risultato può essere quello, a meno che non hai il, il, il famoso colpo della domenica, comunque non azzecchi il, il timing perfetto per entrare nella sua guardia, ma lì quella non era l'intenzione di Verdum, quella di azzeccare il timing, era di azzuffare praticamente, metterla sulla Brawl e tentare di trovare la mandibola, cosa che non è riuscito assolutamente a fare neanche lontanamente. Sono d'accordo. E dopo quella pittoria insomma... Po facilitata, tra virgolette ovviamente, dall'atteggiamento non ideale di Verdum, Miocic. Eh, subito nel match eh, successivo, appunto che andiamo ad analizzare, ribadisce insomma la bontà del proprio regno nella Heavyweight Division eh, andando a sconfiggere per eh, KO allistar Overim nel settembre del 2016 a UFC 203, in questo caso eh, situazione di pubblico completamente rivoltata. Eh, infatti, Miocic in quell'occasione si esibì eh, nell'arena di Cleveland, quindi propriamente detto proprio casa propria e quindi una dinamica anche ambientale completamente diversa da quella che aveva vissuto con Verdum eh, paradossalmente se da un lato insomma, il supporto del pubblico era chiaramente dalla propria parte l'andamento dell'incontro è stato dall'altro lato meno lineare e un pochino più accidentato perché aveva tappato Stefano Esatto, una <ride> questo, questo è uno dei grandi momenti che ci ha regalato, insomma, questa nella, nella cultura, per così dire, memistica un po' dell'MMA, eh, questa contesa, dovuto proprio al knockdown che Overeem riesce a piazzare praticamente nei primi minuti del eh, primo round, seguito poi da un tentativo di guillotine choke eh, nel quale Overeem eh, chiaramente... Eh, non proprio compossui, chiaramente non proprio nel pieno delle proprie abilità di percezione della realtà, Cognitive. disse a Joe Rogan di aver percepito un movimento di mano che poteva ricordare eh, appunto il movimento di resa, insomma il segno di resa. Il famoso stipe tap. Il stipe Tep, lui riteneva appunto che stipe... No, he didn't. <ride> e Joe Rogan molto <ride> imbarazzato dopo l'intervista per cercare di dire in maniera molto delicata che in realtà... Quel movimento di mano che lui aveva percepito come tentativo di, di resa, insomma, come segno di resa in realtà era semplicemente un tentativo di cercare di liberarsi dalla morsa. Ma mi pare poi che anche da quel match si decise poi di non intervistare più i fighter che avevano subito un capo. essere Stefano. Mi sbaglio. Tendenzialmente credo che non fu solo da quel match, però anche da quel match. Però un discorso ciclico che si ripete più volte e che vedo, diciamo. Piuttosto spesso protagonista Joe Rogan, che, diciamo, eh, è un altro di questi personaggi tipici delle mix martial arts che dicono una cosa. Poi la dicono, poi la smentiscono più avanti, poi la ridicono di nuovo. No? Questo ciclo continuo di cose che si dicono. Simpaticissimo lui, però. Ogni match che vede è il migliore che abbia mai visto. Eh, poi un giorno dovremmo farlo: una, una puntata sulla mitologia di Joe Rogan. ma Mister Joe. Però, effettivamente, sì, fu una di quelle occasioni in cui si riteneva, si, si chiedeva, e Rogan chiedeva di non intervistare più Fighter eh, dopo una sconfitta. Poi di fatto più avanti si viene fatto lo stesso. Non è che necessariamente sia una una scelta volontaria di Rogan perché sono scelte di produzione televisiva della UFC e a un certo punto eh, se ti dicono di intervistarlo lo vai a intervistare non è che ti puoi rifiutare qui Overim era genuinamente confuso insomma dalla situazione genuinamente convinto nel, nei, nei fusi del KO tornando un attimo qui l'aspetto forse fondamentale al netto delle questioni tecniche che ovviamente vi invito ad approfondire emerge qualcosa che avevamo già intervistato nel, nel primo match contro Dos Santos la capacità di Miocic di non farsi condizionare da un evento che eh, poteva già dagli albori del match spostare gli equilibri della, della contesa a favore dell'avversario. Appunto, il knockdown e quel vago tentativo di guillotin, eh, riuscire nel, col passare dei minuti a riprendere fiducia, rapidamente fiducia, riprendere il ritmo col proprio striking, e poi, alla prima occasione utile. Nel momento in cui eh, riesce a portare a terra, non necessariamente con un takedown, ma quasi più con una spinta, eh, over him, eh, avere la lucidità e la ferocia di poter concludere la contesa, in, sostanzialmente in grand and pound, anche se tecnicamente è una conclusione per Punches. Lo demolisce dalla guardia. Lo demolisce dalla guardia. Beh, cioè sì, un KO dalla Full Guard non si vedeva da tantissimo pochissimi tempo. Pochissimi casi, questo... esatto faceva vedere diciamo che la mascella di, di Overeem non era più quella di, dei bei tempi e che i cazzotti di Miocic il principale pregio che emerge in quel match è appunto il fatto che prende il primo knockdown e poi ne rischia anche un secondo perché un Overeem ipermobile eh, sulle gambe estremamente elusivo e anche che a volte fuggiva da, alcune, da alcuni scambi aperti riesce un po' a togliere diciamo le, le misure a, a Miocic e a sorprenderlo quindi mentalmente non è facile come match per Miocic perché lo ha iniziato male e Wolverine che mette i colpi più pesanti però secondo me Miocic sa una cosa che se impatta con la dovuta potenza può chiudere e secondo me questa cosa magari mentalmente in qualche modo lo può aiutare cioè lui sa che è davanti un fighter che non può tenere i suoi colpi e infatti alla prima occasione diciamo vera quando dal, dalla full guard manda praticamente KO Overeem quindi in questo caso diciamo secondo me in parte anche la scarsa capacità di tollerare i colpi ormai da parte di Overim, gli ha facilitato il lavoro lui è stato bravo a restare mentalmente nel match e poi ad approfittarne la prima occasione Overim, peraltro, si era inventato due o tre volte nel corso della sua carriera, ha dato vita a match davvero splendidi. Um, nei, nei suoi giorni migliori riusciva anche a mettere delle bellissime ghigliottine, ricordo. Cosa che sicuramente non gli è riuscita con Miojic. Miojic era un fighter, secondo me, a questo punto della carriera, a livello proprio di salute fisica, in una condizione migliore, proprio a livello di resistenza ai colpi. Atleticamente, Overim... Overeem ha offerto un bel match atleticamente, come fa poi nel, negli ultimi match, sta offrendo dei bellissimi match a discapito dell'età e, e di tutti i match che ha sulle spalle l'olandese. no? Eh, soltanto che sappiamo bene che se si riesce a centrare, un po' come Junior Dos Santos, quando lo centri bene la sua mandibola credo sia arrivata a fine corsa praticamente. Però Overeem è un fighter assolutamente esperto, un fighter di serie A, che, che merita e meritava in quel momento proprio la chance titolata in virtù delle vittorie consecutive che aveva centrato e questa è la prima difesa del titolo di Stipe Miocic davanti al suo pubblico di casa e io credo che in termini di brividi e di thriller non sarebbe potuto andare meglio. Sì, d'accordo, sì, forse ovviamente ancora meno ancora meno mascella di Dos Santos, però la protegge un po' di più rispetto a Dos Santos. Sì, la protegge meglio, è vero. Ha anche più eh. armi, secondo me. Ha una mobilità migliore di Dos Santos. E poi non abbassa le braccia quando va in difesa. Al massimo no, esatto. le centri. Si muove esatto. meglio. Eh sì, assolutamente. Grande grande prova, devastante, insomma, come la conclusione del match da a intendere da parte di Miocic, eh, che a questo punto prosegue il proprio percorso portando a casa la vittoria nella rivincita eh, contro Junior Dos Santos a UFC 211 e. Come abbiamo analizzato nella scorsa puntata dedicata a Francis Ngannou, portare a casa anche la vittoria in quella contesa per eh, decisione unanime a eh, UFC 220. Qui poi si apre il eh, capitolo, per il momento, finale della sua carriera e eh, caramente finale invece, per quanto riguarda la nostra monografia, che è il ciclo, il doping, doppio confronto con Daniel Cormier chiaramente andiamo per ordine cronologico non possiamo che iniziare dalla contesa che insomma, si svolse a UFC 226 nel luglio del 2018 e che vide Miocic dovesse arrendere a Daniel Cormier che portò a casa la vittoria per KO dopo 4 minuti e 33 secondi nel primo round una contesa tendenzialmente valutata insomma, nel suo complesso al netto del risultato finale abbastanza equilibrata e divertente negli scambi aperti, diciamo in piedi, insomma, con un certo livello anche di distanza. Nel momento in cui, però, eh, Daniel Cormier, in diverse occasioni e poi nella sequenza finale, insomma, con quel destro che spegne i luci definitivamente a Miocic, eh, nelle fasi ravvicinate, Cormier, quelli cosiddetti di Clinch, è eh, dimostrato in questa contesa. Gianluca di avere un qualche cosa in più forse oppure Miocic non aveva ancora quel livello di confidenza o di talento per riuscire a, a trovare delle armi adeguate per se non altro insomma, evitare colpi pericolosi del genere o comunque insomma, restituire diversi dei colpi che eh, di sì in queste situazioni e nella Fase finale e conclusiva del match, è riuscito a, a rifilargli, diciamo, a così la strada per la vittoria e per la conquista del titolo. Guarda, sicuramente fra il primo e il secondo match poi arriveranno degli accorgimenti e Miocic cercherà di evitare quelle fasi di clinch che fondamentalmente sono una fase dove. Credo nessuno possa imporsi su, su Cormier. Cormier in quelle fasi lì è devastante. Riesce a connettersi, riesce a accorciare bene la distanza a Cormier e a trovarle con frequenza in quel round. E nel, nel match successivo invece Miocic non glielo permetterà. Però forse a volte magari non, non bisogna neanche cedere nello speculare su quanto abbia inciso un gameplay piuttosto che un altro. Nel senso che è anche possibile che in parte quel colpo sia stato estemporaneo, cioè nel senso che eh, comunque Miocic era nel match, e stava combattendo bene, e nei primi round eh, fra i pesi massimi possono arrivare anche colpi così pesanti da risultare fatali, nel secondo match non concederà più di quel tipo di distanze, però voglio dire, per assurdo, sarebbe anche potuto accadere che Miocic avesse vinto il primo e Cormier avrebbe vinto il secondo, cioè anche nel secondo match, se poi lo andiamo ad analizzare... E la capacità di Miocic di trovare chiavi di lettura anche nei momenti difficili a fare la differenza, ma anche quello era un match molto, molto equilibrato e molto teso. Io credo che Miocic fosse pronto anche nel primo match, semplicemente a volte in questo sport le cose sì. non vanno secondo i tuoi piani. Eh, ragazzi, dobbiamo pure dire che di ha avuto una carriera nei pesi massimi prima di perdere questo match, cioè all'età veneranda di 40 anni. Cioè non aveva mai perso nei massimi e aveva già incontrato comunque quelli che nel periodo erano fra i massimi migliori. Io ricordo che lui quando, quando iniziò lo appellarono subito The Black Theodore, perché ricordava mm -hmm. Emelianenko nel. Eh, nello stile, nell'aggressività, anche nell'uso nell di, di quel gancio largo era proprio era tipico. Ricordo che c'era una certa somiglianza proprio nello stile. Eh, lui ebbe eh, a che vedersela con eh, cioè, fighter del calibro di Monzon, di Bigfoot Silva, di Barnett, che era bombato fino al midollo in quel periodo. Lo dico perché lo beccarono, lo beccò usata in, in Strike Force. Eh, riuscì a battere Frank Mir, riuscì a battere Roy Nelson, poi decise di scendere. Nei massimi leggeri, perché fondamentalmente c'era Kevin Velasquez che combatteva per il titolo dei massimi. Quindi, essendo amici fraterni e compagni di team, uno dei due doveva se ne parlò di questa cosa e lo fece Cormier. Eh, ma Cormier, secondo me, quando parliamo di Cormier, parliamo di una delle migliori meraviglie che si siano mai viste nella storia delle MMA: uno dei campioni più forti e più completi che si siano mai visti. Come diceva giustamente prima Gianluca, nel clinch ci sono pochissimi fighter che possono reggere le botte di Cormier. Uno è stato Alexander Gustafsson. Eh, I due hanno dato vita a un match eh, che ha visto delle parti prolungate svolgersi in clinch e dove fondamentalmente Gustafsson combatteva bene ma Cormier aveva sempre la meglio nelle, sì. nelle battute finali in uscita. Quello Anche se proprio da lì oggi, quasi aveva messo knockdown eh... Eh, proprio dal clinch, no? L'ho messo in sì, ginocchiata, sì, l'ho fatto, fatto tremare sì, le gambe. È vero, è vero. Gustafsson è sì, di stazza sì. più importante no? rispetto a, a Cormier nelle dimensioni totali. Diciamo sì, ma, diciamo ma una poi... cosa, però, forse su questo match, che livello offerto, la battaglia offerta eh, in termini sia proprio fisici sia tecnici da e cioè da Cormier è un esempio che, eh, di rara qualità nella storia dei massimi UFC. cioè sì, match sì. di questo tipo per uh, il ritmo che hanno tenuto in tutte quelle riprese, la frequenza di colpi, per, per la caratura proprio del, di tutte le specifiche qualità che hanno mostrato. C'è cioè, un wrestling d'elite dove Miocic nel primo round subisce quella slam clamorosa di Cormier ma poi tiene con Wrestling e il lavoro a parete di Miocic cioè voglio dire un livello di pugilato altissimo, tolleranza dei colpi cioè entrambi fanno vedere veramente qualcosa di straordinario. Lì veramente nasce la genialità e la forza che ha Miocic è cioè quella di trovare un punto nel quale tu sei vulnerabile sì. e da quello trasformato. Cioè, trovo un piccolo sì, terzo in corsa. Sì, ecco, guarda, adesso... per analizzare, secondo me, adesso che abbiamo visto un po' tutti i match, abbiamo analizzato il suo percorso, quello che emerge e rende unico veramente miocic rispetto a tutti gli altri massimi è che lui ha la capacità di trovare uno spiraglio, un pertugio nel tuo sistema difensivo e trasformarlo in una voragine, cioè e mandarlo in, corto, in cortocircuito. Se andiamo a analizzare i match, lui prende ad esempio molte delle sue vittorie, prendiamo quelle di Junior Dos Santos che ha dei problemi nelle uscite laterali. E lui va proprio a colpirlo lì e lo manda a knockdown proprio in un'uscita laterale, tipica di Dos Santos con la guardia abbassata, svogliata. cervellotico ragazzi. Eh, Ant ehm. dire, ha problemi di wrestling e viene aggredito dall'inizio alla fine, puntando tutto sul wrestling. Eh, lui, veramente. È ecco, forse la qualità di gnostica è, è quella che ha. Innanzitutto quella di avere pochissimi difetti e di saper esaltare quelli altrui e questa eh, viene fuori in maniera veramente lo stesso match con, eh, che vedremo poi con Gannu anche lì comunque sì. è, è eccezionale il fatto che lui capisca che deve lasciare sfogare eh, Gannu nelle prime riprese nella prima ripresa e poi puntare alla sua difesa dei takedown che non è così ottimale cioè sia a livello di gameplay sia a livello di capacità di sfruttare il limite che mostra in quel momento non c'è nessuno che possa essere pari di Miocic e quello, ad esempio, dei colpi al corpo, che nessuno poi aveva, aveva fatto in questo modo no? contro, contro Cormier, si è rivelato il suo tallone d'Achille, si è rivelato il suo punto debole. Cioè non è riuscito a trovare le contromisure a una soluzione sì, che, che invece Giotica, trova con continuità e con determinazione. Cioè... Beh, Se ricordi Gian Anderson Silva con l'unico colpo vero messo a segno contro Miojic, pro proprio lì con un circolare, aveva un po' sottolineato questa tendenza al colpo pesante al corpo che poteva essere dannoso per, per DC però poi DC aveva superato tutte le difficoltà invece Miocic proprio come hai detto tu perfettamente trova praticamente l'angolazione la parabola per far entrare quel mezzo gancio mezzo montante al fegato di DC e lo ripete perché lo ripete per mezzo round sistematico cioè io sì, credo sì, fino che fa momento... 12 o 13 colpi al corpo in quel round 12 no, secondi sì, sì, ne, ne, ne mette davvero tantissimi e fino cioè, a quel eh. momento comunque aveva fatto un match. Possiamo dirlo: che aveva fatto un match. Di medio livello, nel senso che, grazie alle qualità di Cormier, non era riuscito ad eccellere. Lui addirittura lo, lo, lo definì un match schifoso fino a quel momento, Miogici stesso. Ma nel momento in cui lui trova l'apertura, trova la parabola, trova la via per entrare al corpo di Cormier, lo tartassa, lo martella, comincia a pressarlo e non lo molla più. Cormier comincia a perdere anche un po' la bussola, l'indietreggia. E lì è la mentalità di Miocic cioè che viene fuori, quella di capire di essere il predatore in quel momento e sfruttare il momento, è quello che fa anche con Junior Dos Santos, è, è proprio capire il momento del match e in questa cosa lui probabilmente è il più bravo, anche nel, nel mettere capo Fabrizio Verdum, cioè lui sa esattamente quando entrare in questa cosa, nell'esporre i suoi avversari, è sicuramente il fighter migliore che c'è in circolazione. Sì, anche in quella fattispecie, cioè da una parte è vero, c'è cioè, la, la scelta scrittariata da parte di Verdun, ma dall'altra ci deve essere la completezza di Miocci, cioè perché se, se in quel momento striking, serve certo. il wrestling, lui ci mette il wrestling, certo, se serve il counter striking, ci mette il counter striking. Allora lui è talmente completo che questa, questa, questo aspetto può, può renderlo un grande valore. Assolutamente d'accordo. Ti dico anche che per essere, appunto, considerato The Best Man on the Planet, no? devi essere il campione dei pesi massimi. Ma ne abbiamo avuti tanti campioni dei pesi massimi nell'ultimo periodo e nessuno riusciva a superare le due difese titolate. Lui c'è riuscito e non per caso, ma proprio perché ha offerto un'evoluzione stilistica e anche atletica a quella che è la divisione dei pesi massimi, che è stata fino ad oggi. Decisamente sì, sì, sì. Questo fu l'ultima occasione ottima. Occasione in cui abbiamo avuto modo di vedere Steve Miocic che, giusto per la cronaca, riuscì a sconfiggere Daniel Cormier per TKO dopo 4 minuti e dopo 4 round, eh, e nello specifico 4 minuti e 9 secondi, insomma, della penultima stanza di quella contesa che si sviluppò nell'agosto del 2019 a UFC 241, e da lì in poi arriviamo ai giorni nostri con eh, un Miocic ancora in attesa. Di quella che sarà molto probabilmente insomma la chiusura della trilogia con Daniel Cormier, giusto come domanda finale, eh, mi concentrerò un attimo sull'aspetto del personaggio e dell'eredità, eventualmente dell'impatto duraturo che il mio oggi ci avrà sulla storia di, della heavyweight division e in generale delle mix martial arts. Credo, opinione personale, ma credo anche abbastanza condivisa, insomma, da analisti o comunque persone che seguono questo sport, Miocic resta ancora un, un fighter, un campione sicuro, ancora forse non ancora apprezzato, non ancora capace di lasciare di, di un impatto sulla. Eh, fanbase chiaramente hardcore perché chiaramente non si può dire che sia un personaggio che sia o che abbia il potenziale per essere una star mainstream però anche nell'ambito ristretto dei fan hardcore ho la percezione che non eh, mio ci abbia ancora lasciato il segno vuoi anche Po' per la sua natura, insomma, di personaggio anche abbastanza schivo. vuoi anche per il fatto che, detto in maniera anche forse un po' stupida, semplicistica, a volte non si capisce neanche quando parla, non si capisce anche. Per chi è una. conosce bene l'inglese, a volte è anche difficile sentire e capire che cosa dice, perché è un modo di parlare anche un po' con una voce anche un po' strana, e anche questo aspetto stupido. Può anche, anche mettere un po' di difficoltà nel creare forse una connessione con, con Miocic. Vi ritrovate un po' in questa considerazione, e eventualmente, eh, insomma, ritenete che sia solo questione di tempo, che sia solo questione di trovare forse il giusto avversario che lo, che lo stimoli un po' anche dal punto di vista di creazione di personaggio così, oppure ritenete che effettivamente Miocic rimarrà sicuramente un personaggio di rilievo. Ma che non avrà forse l'impatto duraturo anche in termini di cultura, insomma, in ambito del mix martial arts, che forse meriterebbe per i successi che ha saputo ottenere dentro la gabbia? Ma secondo me ha poco da dimostrare ormai all'interno della gabbia. È proprio quel discorso mediatico a cui fai riferimento, che viene sicuramente trascurato, ma lui ne nemmeno interessa tanto, secondo me. Proprio... È un tipo di personaggio al quale interessa molto di più il risultato piuttosto che eh, l'esaltazione mediatica della, del personaggio, del character, se vogliamo. Lui fa quello fondamentalmente, non ha mai lasciato il, il suo lavoro fra i pompieri. E sicuramente non è per far parlare di sé, ma è proprio perché ci tiene. È come direbbero gli americani: as real as it gets. È, è come appare. E secondo me, non vuole cambiare questa cosa. Se bisogna che cambi per essere apprezzato, non cambierà. Secondo me è una delle personalità più vere, al di là della mediatizzazione dei possibili personaggi che si sia mai vista eh, all'interno dell'ottagono, e va apprezzato per quel che è. Perché, secondo me, è proprio come appare. È un, un, un bravo uomo che ha un'abilità incredibile eh, nel, nel combattimento, che si diverte a combattere, a schiacciare i suoi avversari, è sicuramente uno dei campioni più dominanti della storia di UFC. Su questo aspetto devo dire che è molto genuino, è molto autentico, è molto come dire, poco costruito come personaggio e credo che non, non lo sarà mai così un personaggio che ha grandi attrattive per il personaggio in sé. È uno molto legato alla sua città, è molto legato a, insomma, no, a questa retorica diciamo anche di appartenenza del, 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 del Cleveland, determinate qua. Beh, non è che un personaggio che è molto apprezzabile dal punto di vista etico, però non è che offra poi chissà quali cioè, eh, speculazioni. Meno cioè, male, eh, sì, eh, esatto. Non diventerà mai un personaggio estremamente carismatico. Ecco. Questo è difficile, però forse. Credo che quello lo scotto che deve accettare lui per restare quello che è, però penso che forse sia la soluzione migliore, anche perché quando poi non sei uno portato, anche snaturarti non, non, non sempre è congeniale, cioè, o sei uno che insomma fa il buffone, un po', ad esempio, ci prende comunque portato, altrimenti è meglio evitare, no? Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Eh, anche che una... costruirsi un personaggio su misura è difficile, ma poi dopo un certo punto lo fai subito o diventerebbe anche ridicolo farlo più tardi, no? Sì. Perché questo cos'è? A 35 anni diventa un personaggio, cioè sarebbe assurdo. Qualcuno ha detto il rise <ride> Vabbè, però questo comunque sei è, è stata abbastanza rapida comunque come è scesa, quindi ci può anche stare. Ha prima distrutto tutto quello che c'era da distruggere. Eh, si <ride> Eh, Seudo dovremmo fare un podcast su Seudo che meriterebbe. È meritevole, eh sì. Eh sì, diciamo che dopo che abbiamo iniziato non, non si finisce più perché si aprono dei scenari, la possibilità di poter fare, non dico qualsiasi fighter che abbia combattuto, ma quasi. Quindi effettivamente anche Seudo e tanti altri meriterebbero. E adesso vedendo un po' anche l'evoluzione, insomma, della de de possibilità che la UFC possa effettivamente... Disputare qualche evento. Insomma, magari limiterà un minimo le possibilità di far continuare con questo ciclo, ma per il momento, insomma, fino al 9 maggio sicuramente proseguiremo con eh, questa puntata con questo ciclo di, di monografie. Diciamo, i più attenti di voi probabilmente avranno colto il fatto che in teoria questa doveva essere una puntata dedicata a Kim Velasquez, perlomeno era stato annunciato così. Poi diciamo che questo è il podcast, eh, il podcast che. Non troverete quasi mai altrove che paragona Angelo C'bona a Junior Dos Santos e i cui, cui creatori a volte non ascoltano direttamente le registrazioni di cui fanno parte e, quindi, <ride> e non leggono le chat. Ma questa non è in punta di fioretto, questa è una sciabolata fra capo e collo praticamente. Io fino a sabato ero certo comunque che il fighter da realizzare era <ride> mio. Poi effettivamente mi sono <ride> fatto vedere proprio il messaggio sulla chat potete dire un co. però eravamo in due da capito miocic dico poi l'oggettività delle cose saremmo pure due scene no? potete darmi anche prova sì. voi ascoltatori potete darmi atto magari nel gruppo telegram giusto per citare per andare ai nostri contatti che io l'avevo annunciato e diciamo la manina poteva anche prima però va bene lo stesso comunque Va bene, cioè, è stato divertente fare anche questa puntata su, su Mioci, ce l'avremo fatta comunque prima o poi, e eventualmente, insomma, a questo punto possiamo fare Velasquez questa prossima. Oppure fatemi contento. Oppure, però, ragazzi, cioè, ci deve essere un po' di imprevedibilità, vero, cioè non può essere vero. proprio no, tutto. Pot probabilmente sarà Velazquez, esatto, Vi teniamo sorpresa. Eh, non è, non è detto. Forse, forse potremmo fare, non so, Butterbean? Che è bono, oppure Zulu, giusto per gli appassionati <ride> Aureo oh, Reghele potremmo fare, per chi è cultore del genere. A me mi invitate a nozze con queste cose. <ride> cioè, io vengo assolutamente favorevole a questo, a questo tipo di iniziative. Assolutamente. Potremmo fare, effettivamente una puntata sui <ride> i freak show, eh. Sui freak? Eh, non eh, sarebbe male, no? tipo, prendere ogni singolo freak. Eh, sarebbe una puntata forte e impronta a Pride, eh, quindi, <ride> chiaramente. Però anche la UFC... Assolutamente. Quindi... Anche la UFC, però. Quella sera mi sa che io faccio dell'altro. <ride> però, alcuni picchi dovresti regalarteli, eh, perché alcune, alcune cose sono state clamorose. <ride> Quella sì, sera di sì. sì. divertimento. Takashi Castle dell'MMA. Mamma cioè, mia. Assolutamente. E poi, comunque, anche la UFC, insomma, l'esempio recente di Saint Punk, ma come si chiama James Downey? questi personaggi qui comunque la UFC ogni tanto ha qualche sì. scheletro nell'armadio da questo punto di vista senza dimenticare anche sempre di America si tratta sempre di America si tratta ah sì 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 senza dimenticare poi anche gli albori dell'MMI per la UFC ma quello volendo anche un capitolo a parte eh, che magari prima o poi insomma andremo ad analizzare a scoprire a scavare nelle sì. prossime puntate direi a questo punto abbiamo ricordato il gruppo Telegram dove insomma discutere e eventualmente segnalare eventualmente quali puntate abbiamo annunciato e poi eventualmente abbiamo fatto diversamente o comunque commentare i propri contenuti i contatti sono anche la pagina facebook instagram e twitter direi a questo punto possiamo passare ai saluti eh, da questa parte il microfono eh, saluta Stefano ciao a tutti Gianluca ciao a tutti ragazzi e Giovanni ciao a tutti e al prossimo episodio con M.A. Talks podcast